Questo è lo zafferano, è l'ingrediente che io ho scelto per rappresentare Expo. L'ho scelto perché è un profumo che a me piace molto e soprattutto che mi ricorda la mia infanzia con il vecchio risotto giallo o riso alla milanese. La particolarità di questo zafferano è che anzitutto viene coltivato da un giovane contadino milanese poco fuori Milano, quindi anche la terra di Milano è riuscita a dare un prodotto veramente eccellente. Questo ne è l'esempio della fatica che fa questo contadino mantenendo intatti i tre pistilli, vedete? Quindi l'eccellenza dello zafferano è proprio avere questi tre pistilli attaccati alla base. Quindi sappiate che per fare questo ci vuole tanta fatica, tanto lavoro e soprattutto tanta passione. La passione è quella che io metto nella mia cucina, nei miei piatti, ed è per questo che ho voluto questo zafferano e riso alla milanese Expo 2015, proprio perché è l'immagine mia di Milano attuale e del futuro. Il piatto responsabile credo fosse stato la torta di pane, cacao, uvetta e mela di mia madre, che così mi piaceva tanto, quindi assaggiavo, poi dall'assaggiarla, mangiarla, provare a farla con lei e provare a farla anche da sola. Quindi credo estremamente che è stato proprio torta di pane e cacao. Questo Expo è un'opportunità veramente grande che noi cuochi dobbiamo assolutamente sfruttare, perché il mondo sarà una vetrina sul mondo dove potremo finalmente far vedere che c'è un prodotto di qualità, c'è un cuoco di qualità che esegue, c'è un contadino che produce, e tutto questo assaggiato, provato in Italia e vissuto in Italia è totalmente diverso da quello che puoi trovare nel mondo intero. E quindi sarà una grossa opportunità naturalmente per noi cuochi, per i contadini, ripeto, e per le persone che arriveranno qui, che avranno una qualità esageratamente alta. Mi ha fatto innamorare di Expo proprio il tema che è il cibo e che è il nutrimento del pianeta. Io faccio da 11 anni oramai, porto avanti questa filosofia della cucina pop, e credo di essere molto in sintonia con questo tema. Mi fa piacere che sia l'Italia a doverlo affrontare, okay, come capitale mondiale del cibo a questo punto, e credo che mi accompagnerà, perlomeno per quello che io ho nella mia testa, quello che vorrò fare in futuro, sempre di più per avvicinare sempre di più la gente, il popolo, a mangiare, soprattutto a mangiare bene. Allora, tutto ciò che è buono e senza far polemica, non amo gli insetti. Expo.